Ciao a tutti, eccomi qui per un altro video, un video di preparazione per sabato 5 marzo. Oggi è sabato 26 febbraio, preparerò in anticipo lo zaino per sabato prossimo. Cosa è successo? È successo che in teoria sarei dovuta partire venerdì 4 marzo per andare al concerto di Avril Lavigne. Però cosa è successo? È successo che mi sono ritrovata, tra virgolette, che il concerto è stato posticipato all'anno prossimo ad aprile e quindi mi ritroverò mi ritrovo che ho perso il biglietto di andata per Padova per il 4 marzo, perché sinceramente avrei preso il treno delle 5 qualcosa, sarei arrivata là alle 8 e alle 8 sinceramente non c'è più, come posso dire, più gusto andare in giro e mi sarei persa parecchie cose. Ma andiamo con ordine, partiamo dall'inizio. Io in poche parole ritrovo che nella giornata del 4 marzo avrei lavorato la mattina e al pomeriggio avrei avuto una visita, anzi, c'ho una visita alle 4 del pomeriggio. Quando ho preso l'appuntamento per la visita il 4 marzo, mi ricordavo che il concerto di Avril Lavigne sarebbe stato verso il 12-13 marzo. Mi ero messa in testa che era verso il 12-13 marzo di quest'anno, invece era giustamente il 4 marzo, e quindi mi dovevo, tra virgolette, rabattare per riuscire a uscire per tempo dalla visita, andare a casa, prendere la mia roba e partire. Ho già preso anche il biglietto, l'ho fatto a fine gennaio, solo che non sono stata aspettare con l'idea che forse il concerto sarebbe stato spostato. Fatto sta così, invece di perdere i biglietti sia del 4 e quello del 5, ma perdo solo quello del 4. E parto sabato mattina, così ho fatto, e quindi sabato mattina parto. Cosa decido di portarmi per una giornata a Padova? Non sarò via chissà quante ore, però parto la mattina presto e quindi non mi sto a portare chissà quale cosa dietro. Allora, mi porterò uno zainetto piccolo perché sinceramente portare uno zaino non ne vedo l'esigenza. Quindi uno zainetto piccolo. Poi prenderò dietro questo qui che ho un portadocumenti. Più che altro ci ho già messo dentro i biglietti del treno, sia dell'andata che del ritorno, visto che avrò anche il cambio, e quindi ho preso questi. Poi mi sono fatta stampare la cartina di Padova, ho preso questa, l'ho fatto stampare in copisteria, poi quando arriva là me ne procurerò una più specifica la cosa. Poi mi porterò anche il Green Pass, quello cartaceo. Ce l'ho anche nel telefono, però nel dubbio mi porto anche quello cartaceo. Metto nello zaino. Penso che mi vestirò leggero, però non ne sono sicura. Adesso vediamo la giornata. Andiamo già dentro. Mi porterò dietro i due selfie stick. Questo qui alla sfiga, che il filo tende a distorcerti molto col cellulare, quindi mi porterò anche questo qui nuovo. Vedo che il filo non fa troppe storie rispetto a questo. Questi due qui, metto uno zaino.
Poi porto macchinetta fotografica, questa qui che è mezza incominciata, e dovrò finire il rullino di questa, mi servirà poi per spedire tutto quanto. Poi macchinetta nuova con nuovo rullino e nel dubbio porto anche questa, metti il caso che voglio fare altre foto, me ne porto un'altra di riserva. Poi fazzoletti da naso servono sempre. Poi vabbè, mi servirò anche il portafoglio perché dovrò pure mangiare. Igienizzante, questo qui piccolo, taschino davanti. Penso di portarmi anche l'action camera. La metterò sotto carica e sperando di ricordarmi di usarla, questa qui. Poi nel dubbio vediamo il meteo di quel giorno lì, però penso che mi porterò, tra virgolette, ben piegato, una sporta per metterci i souvenir e anche il poncho. Nel dubbio non si sa mai la cosa non possa essere utile. Con questo è tutto, vabbè, poi chiavi tutto quanto e vado. Con questo è tutto, alla prossima. Ciao!